Grazie per essere venuti. E mi chiamo Mirko Balducci e sono uno dei ragazzi che ha cofondato questo laboratorio di Near Future Design che si chiama Nefula. Near Future Design, questa parola un po' strana, che oggi è il titolo proprio dell'intervento che terremo. E che proverò un po' a spiegarvi di cosa si tratta, e anche applicandolo al tema del territorio e degli open data e di quello che è un po' il nostro obiettivo principale, cioè riuscire a dare delle visioni sul futuro, riuscire a dare più visioni su più futuri, magari. Quindi la presentazione di oggi verterà sul capire che cos'è il Near Future, qual è la metodologia con cui si applica e vedremo degli esempi concreti in fondo, quindi all'inizio magari sarà una parte un pochino più teorica, poi vedremo più nel concreto di cosa si tratta questa metodologia e questo modo di intendere e ci auguriamo un nuovo modo di intendere anche come fare politica e come progettare per il territorio, per la città. Partiamo, e ogni tanto mi alzo perché poi parlo meglio. Partiamo da quello che è un po' il tema principale di queste giornate, l'open data. E ho avuto anche modo di occuparmi un pochino di open data, insomma, in altri lavori che ho fatto. E è una parola molto bella ed è una cosa di cui si parla ormai da qualche anno, insomma. E penso che tutti voi più o meno sappiate anche di cosa si tratta. Come vedete qui però, insomma, abbiamo messo questa immagine non a caso perché il tema open data è un tema comunque un po' criptico, perché e ha dei benefici, ha delle cose bellissime ed è bene che in questi anni la cosa sia sviluppata in tante maniere diverse, ma ci sono alcuni aspetti che per noi ancora non sono stati risolti. Con gli open data, o quantomeno in generale con i dati, che cosa accade? Si ha uno scenario spesso che è un po' di questo genere, come vediamo in questo schema, no? Sostanzialmente i dati da chi vengono rilasciati? Vengono rilasciati da tanti tipi diversi di attori, vedete lì in alto a sinistra, no? Ci sono tanti tipi di attori, c'è il comune, c'è lo Stato, c'è il privato, c'è l'ente di certificazione ambientale, c'è Mirko Balducci su Twitter, ci sono tantissimi tipi di attori differenti, ok? Anche che magari non riusciamo a immaginare. E che rilasciano tipi di dati differenti. C'è il bilancio comunale, c'è il dato sull'ambiente, c'è il mio tweet, tantissimi, la georeferenziazione, tutti i dati che vi possono venire in mente. Questi dati poi provengono da cose differenti, il cellulare, il sensore X, la centralina Y, l'Excel Z. E vengono poi visualizzati, vengono poi messi all'interno di differenti output, che sia l'Internet of Things, che sia la visualizzazione e altre cose. E come vedete qui tutto è interconnesso. Soffermiamoci soprattutto sui primi due aspetti, no? E tipi di attori e tipi di dati. Questo è un mio vecchissimo lavoro che ho fatto per la tesi triennale, ho preso questo perché lo conosco ovviamente molto bene, ma avrei potuto prenderne 100.000 di lavori del genere. Quando si parla di visualizzazione di dati, ci immaginiamo una cosa più o meno come questa. Questo era una proposta di visualizzazione per un tool che visualizzasse i dati dei bilanci comunali. I bilanci comunali sono dentro a dei fogli così grossi di Excel stampati, se non sono stampati sono Excel qui dentro, se sono Excel tanto meglio, ma di solito sono PDF, quindi insomma c'era questo problema che era difficile visualizzare, dare in mano alle persone effettivamente un bilancio comunale e allora ci abbiamo sviluppato
sviluppai questa visualizzazione per un sito che il proprio scopo era quello appunto di dare in mano ai cittadini la visualizzazione del dato del bilancio. E qui si può vedere molto bene che, ad esempio, le uscite è un mondo un po' complesso, però comunque che le spese per il territorio e l'ambiente erano maggiori per quell'anno della viabilità e del trasporto. Questo qui, in questa maniera qui, al primo colpo d'occhio, la cosa riesce, si vince molto bene, meglio che rispetto a come si è scritto, no? La cosa divertente è che pubblicando anche questo progetto sui social network, nacque una discussione con una ragazza indignata. Perché secondo lei la spesa in un ambito era eccessiva rispetto a quella di un altro ed lei era indignatissima. Ah, ma come mai si spende così tanto per questo? Vergogna, punti esclamativi. Però è difficile effettivamente valutare a livello quantitativo perché è sbagliato spendere di più in una cosa rispetto a un altro. Manchiamo anche un po' degli strumenti con cui puoi andare a giudicare queste cose. E non è certo colpa del cittadino se non ha gli strumenti, è colpa magari anche di come noi intendiamo il dato, perché più di tanto da qui non si può vincere, perché una spesa è di più o di meno, cioè non c'è proprio il modo di dare maniera alle persone di confrontarsi con altri dati che non siano questi. Qual è invece un dato, o meglio, su cosa si potrebbe essere più facile ragionare, su quale sarebbe molto bello se l'amministrazione e le persone stesse avessero modo di vedere un altro tipo di dato che forse un po' manca da questo modo di intendere gli open data, questo modo di intendere i dati. Un dato molto bello da avere sarebbe sapere cosa le persone desiderano. Cosa le persone desiderano sarebbe un dato bellissimo da avere, sarebbe un dato molto molto semplice da capire. Io voglio più alberi, io ne voglio meno, io desidero una città in un modo, io desidero avere un certo servizio, desidero riuscire ad avere accesso a certe cose o che nella mia città accadano altre. Anche desideri molto specifici, piccoli, grandi, non c'è bisogno di andare a cercare grandi cose, ma su quelle sono cose più tangibili, facili da vedere, abbastanza, al di là poi che siano giusti o sbagliati, non si sta ragionando sul fatto che siano cose. E allora che giuste o no, però è un dato su cui le persone non riescono effettivamente a manifestare. Le pubbliche amministrazioni non riescono effettivamente ad evincere facilmente da come è oggi il sistema di lettura della città e di interazione con i propri cittadini, tra territorio e cittadini. I dati dei desideri delle persone, delle aspettative, delle angosce delle persone potessero essere visualizzati, si potrebbe avere un ecosistema più o meno come questo. Questo è parte di un lavoro che uscirà a breve, che è stato fatto da Ubiquitous Commons e Ruralab su, diciamo, l'interazione dei dati con i territori rurali. Noi abbiamo dato una mano per la parte di Near Future e qua vediamo appunto proprio quello che vedevamo prima, no? La parte rossa sono gli attori che si collegano fra loro con relazioni differenti, dati differenti, sono attori differenti che generano dei dati e quelli potrebbero essere sia gli open data che abbiamo tutti i giorni, cioè il bilancio dell'amministrazione comunale e il gas, l'effetto serra, però anche i desideri e le aspettative delle persone, da poi condividere e far interagire tramite media differenti che poi generino differenti output, che può essere un report, che può essere un sito internet, che può essere però una nuova policy, che può essere un'opera d'arte, che può essere un'installazione, può essere tante cose differenti. Il Near Future cerca di fare proprio questo, e Nefula in particolare. Usare un tipo di data, un tipo di dato come l'informazione che riguardi l'espressione e i desideri delle persone. Adesso andremo a vedere come vogliamo e in che modo intendiamo
utilizzare questo tipo particolarissimo di dato e come soprattutto farlo emergere. Il modo con cui la metodologia del near future e noi di Nefula cerchiamo di far partire delle conversazioni che generano questi dati sono i pretotipi, cioè oggetti calati nel presente, che però non esistono, vengono prima del prototipo. Il prototipo è l'oggetto che si fa prima che poi l'oggetto venga messo in produzione, no? Per vedere se funziona. E il pretotipo è ancora prima, è un qualcosa che non esiste, ma viene posizionato nel mondo come se effettivamente ci fosse. È un po' complesso, ma più avanti vedremo degli esempi estremamente concreti e esaustivi su che cosa intendiamo. Un piccolo esempio storico. Questo che vedete nello sfondo è un film del 73, si chiama Soylent Green, ed è un film di fantascienza di serie B, possiamo dire. E la storia è molto semplice. 2022 nel mondo carestia grandissima di risorse per il genere umano, non c'è cibo. Ma questa bevanda, il Soylent Green, fa sì che le persone riescano ad accedere ai nutrimenti di cui hanno bisogno. Bene, il film finisce che si scopre, come intravedete nella locandina, che questo Soylent Green è fatto con gli esseri umani, okay? Che vengono quelli della fascia sociale più bassa, vengono presi e trasformati in questa bevanda super energetica. Questo è uno scenario apocalittico poco piacevole, credo. Però è uno scenario che immaginava un futuro in cui queste cose potessero accadere. Bene, 35 anni dopo, l'immaginario di quel film è in qualche modo stato utilizzato da un ragazzo americano che ha creato, prodotto, messo in vendita e ora è perfettamente legale e si trova a vendere. Magari è un po' un problema farlo arrivare in Italia, ma si può. È una bevanda super energetica a base di proteine, sali minerali, vitamine, che sostituisce completamente un pasto, ok? E si chiama Soylent. Lui ha avuto questa. Gli è sembrato simpatico chiamarlo con questo nome, però viene tutto da un. Vedete, insomma, come gli immaginari della fantascienza, anche quella un pochino più spicciola, se vogliamo, riescono poi a creare intuizioni o comunque a ricombinarsi nel futuro, andando poi a creare qualcosa di concreto. Ok? Quindi qui cominciamo a avvicinarsi un po' a quello che noi intendiamo con narrativa transmediale, che avete visto prima con pretotipo, però adesso vedremo ancora meglio. In generale, un pretotipo, una narrativa, ha proprio lo scopo di fare questo, riuscire a creare una conversazione globale che tramite questi simulacri, questi oggetti finzionali calati nel presente, crei una conversazione. Perché è dalla conversazione, è dalla discussione che si vanno a generare e si vanno a raccogliere i desideri, le aspettative, ciò che le persone vogliono. Qui, ad esempio, lui vuole degli abbracci, anche l'altro, però con dei soldi, insomma. Quindi la discussione, il far sì che le persone parlino, si esprimono, far esprimere le persone, è veramente il nodo cruciale del New Future Design. E questo ha un beneficio sia per le persone stesse, come vedremo, ma ovviamente anche per l'amministrazione, per gli enti pubblici e per gli enti privati. E lo schema, brevemente, è un po' questo. Dalle conversazioni noi generiamo i pretotipi di cui vi ho parlato prima, li facciamo immettere nel mondo reale tramite delle narrative che vanno attraverso i media, un articolo di giornale, un tweet, un film, un fumetto, un talk, un workshop, una scuola, un'opera d'arte. E questa narrativa calata nel presente farà parlare le persone e raccogliere i feedback di queste persone e farà sì che il prototipo dopo, il pretotipo possa anche diventare magari un prototipo, chissà. Un oggetto, un servizio reale.
come vi accennavo prima, provate a immaginare se questo modo di operare fosse utilizzato da chi lavora sul territorio in varie maniere per pensare le politiche della città, per pensare le policy per i territori, per pensare un modo di immaginare i futuri del territorio. Ci sarebbe un grande valore non solo monetario per chi sta al di là della scrivania, diciamo, ma anche un grande valore relazionale, anche un grande valore umano, secondo noi. Perché riuscire a far dare la possibilità alle persone di esprimersi vuol dire anche farle rendere più consapevoli di cosa vuol dire vivere la cittadinanza, di cosa vuol dire vivere un territorio. E questa non, quindi non c'è più quel rapporto un po' unidirezionale, io ti do il mio open data e te lo vedi. Si va a creare un legame più forte, che magari non sempre è consapevole, ovviamente, però potenzialmente molto più ricco. Adesso vi voglio far vedere, a proposito, un breve intervento di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, che sono stati i miei professori, adesso insieme abbiamo fondato Nefula. Questo è un documentario di Motherboard. C'è l'audio? Ottimo. E in cui parlano più o meno proprio di questo. Capire i nostri gusti, per capire i nostri comportamenti, però noi in queste condizioni non possiamo utilizzarle per cose che magari ci potrebbero interessare di più, per esempio non possiamo utilizzarle per capire meglio la nostra città, per capire come vivono le diverse culture nella nostra città, per capire come è possibile organizzarsi tra cittadini. Quando parliamo di futuro è necessario parlare al plurale, sono sempre i futuri e i diversi futuri possibili che siamo in grado di mettere in atto e di performare come società. In generale, questi temi sono tra i più importanti su cui si gioca, insomma, il futuro della libertà delle persone, dei diritti delle persone e anche della possibilità di autorappresentazione delle persone e di autodeterminazione delle persone, no? Quindi sono temi importantissimi che vanno ben oltre i temi del big data o delle smart city, perché si parla di temi fondamentali per l'essere umano. Insomma, è una sfida interessante per chi opera in questo settore e potenzialmente un po' per chiunque, perché poi il tema di oggi è un po' questo, cioè di questa giornata è un po' questo, ma il near future è quest'ottica, diciamo, al di là poi del near future, è auspicabile, è applicabile a tantissime tematiche, a tanti modi di intendere proprio la realtà e il modo di viverla. Quello di cui parlava un po' Salvatore nel video e quello di cui vi accennavo anche un po' prima è anche un modo diverso di intendere l'etnografia. L'etnografia è una branca dell'antropologia, una branca applicata che studia gli usi, i costumi delle persone, come le persone interagiscono fra loro, come vivono uno spazio, un luogo. E lo fa tramite gli strumenti di solito strumenti di ricerca piuttosto qualitativi, quindi interviste, studio sul campo, osservazione, ed è largamente utilizzata in tanti ambiti. Quella che noi, ma anche Salvatore Oriana con il progetto Human Ecosystem, con Ubiquitous Commons, terranno un panel venerdì, proprio qua questo evento su questi temi e vi invito, se avete l'opportunità, di andarci perché sarà sicuramente molto interessante e aiuterà anche a capire un po' meglio alcuni passaggi di oggi. Il nostro scopo è quello di utilizzare un'etnografia che però sia peer-to-peer, cioè riesca a far essere le persone a farle partecipare a questo fenomeno di osservazione, quindi non solo gli altri che osservano le persone, quindi tornando a questo schema qui, non è solo l'altro che osserva la persona, ma è la persona consapevole e vede i feedback che essa stessa poi ha dato e su quelli ragiona, perché poi questo processo tramite i pretotipi, tramite
altri mille modi, viene reso pubblico. E quindi è la persona stessa, è la città stessa che performa e va ad osservare e si autoanalizza su quello che viene detto, su quello che viene, che sono le impressioni delle persone, vedete? La società inizia in questa maniera a pensare a se stessa, ad a capire le opportunità ed i problemi che dalla società stessa emergono, parlandone. Quindi io stesso, parlando dei miei problemi, vedo anche gli altri cosa ne pensano, cosa dicono e che opinioni hanno al riguardo. Quindi non c'è più un rapporto io da una parte e te dall'altra, ma io stesso cittadino, io stesso città, creo questa situazione e in una maniera diffusa, in una maniera performativa. Qui vediamo un attimo anche questa riflessione interessante. Con questo discorso, noi non vogliamo ovviamente mettere da parte come oggi l'open data viene inteso, come oggi viene più che altro utilizzato, perché c'è necessità anche di un certo tipo di dato più quantitativo, anche qualitativo, però utilizzato in una maniera un po' differente, perché poi riuscire a implementare anche metodologie differenti, approcci differenti, anzi arricchisce poi lo studio e l'implementazione di quello che andiamo a fare. Un pretotipo può tenerti conto di quelle che sono magari le urgenze ambientali, e inserendo un certo tipo di dato che viene dai gas di scarico della tangenziale, vattela a pesca. E unendo queste cose si riescono possibilmente ad avere pretotipi, progetti e poi finalmente prodotti e servizi sicuramente migliori. Il punto di partenza, quindi diciamo, in realtà questa è un po' la frase che usiamo sempre per iniziare a spiegare il Near Future. Qua l'abbiamo messa un po' a metà. E tutto questo perché il futuro non esiste ed è in realtà solo una grande performance. Perché parlare di futuro univoco, quindi al singolare, è per noi sbagliato, perché nell'ottica che abbiamo visto i futuri sono tanti e dipendono dalle scelte e dai desideri che ognuno di noi ha. Il ragazzo del Soylent non aveva il desiderio di sfruttare il genere umano per fare la sua bevanda, ma aveva evidentemente il desiderio di mettere da parte il tempo per la cucina e dedicarci tempo per altro, e si è fatto il suo prodotto. E molti di noi, magari è una prospettiva che ci disgusta un po', soprattutto a noi italiani, immagino, che abbiamo una cultura del cibo che va ben oltre a ciò che si mangia, ma riguarda tante cose. E questa cosa del futuro singolo forse è lo scalino più grande da superare, perché non è facile riuscire a far passare la percezione che veramente non c'è un futuro scritto verso cui andiamo. Finalmente vi mostro un lavoro che sto realizzato nel 2013 da un gruppo di studenti all'ISA di Firenze, che è un perfetto esempio di pretotipo, quindi un pretotipo a tutti gli effetti. Alcuni di loro adesso fanno parte di Nefula, e che è stato presentato come un qualcosa di vero nei media, generando diverse discussioni. Sa che c'è l'audio. Thank you.
Yeah. È una pillola che lavora sulle mie nanotecnologie, quindi sono stati sviluppati diversi concept, diversi prototipi in questo senso, con delle aziende fake, finte. Questa si proponeva di offrire questa pillola che permetteva di registrare i pensieri, quindi una sorta di Google Glass all'interno della propria testa. E vennero fatti degli articoli su giornali, vennero messo proprio come c'era il sito internet, venne messo all'interno del mondo come una cosa che poteva esistere, e quindi commenti, discussioni, anche chi percepiva che era una cosa evidentemente finta comunque andava a chiedersi che mondo sarebbe stato, cosa sarebbe potuto accadere con un prodotto del genere in circolazione. Ora, quindi, finora vi ho fatto una panoramica abbastanza grande e generica sul near future, e adesso vi mostrerò un po' step by step e poi finiremo con altri esempi e come funziona proprio la metodologia del near future e soprattutto su come la applica Nefula. Diciamo che il punto di partenza che andiamo a utilizzare sempre è l'osservazione e lo studio di quella che chiamiamo la realtà consensuale. Cioè, dato un tema, dato un target, chiamiamolo così, di riferimento, quindi un gruppo di persone di riferimento, cerchiamo di capire in quel momento storico qual è la realtà percepita come normale. Quindi è normale che accada questo, ok? E a questa cosa andiamo ad affiancare uno studio più o meno approfondito di quello che sono invece le tecnologie e le arti che girano intorno a un dato tema. Per fare questo, ovviamente io sono un designer, ma diciamo che possono essere utilizzate svariate professioni, dall'antropologia, appunto all'etnografia, studi più sociologici, studi più tecnologici. E un altro passo fondamentale, e che forse è uno dei più importanti e anche di più valore del nostro operato, è quello che riguarda i rituali curiosi. Questo è un termine che ha coniato Nicolas Nova, che è un altro Near Future Designer, qualche anno fa, e che riguarda quelle ritualità, quelle cose, quelle azioni, quei comportamenti che esistono, cioè nel presente vengono fatte, ma che per quel target di persone di cui vi parlavo prima, in generale vengono considerate ad oggi strane, ancora non perfettamente comprensibili. Quindi immaginiamo, e 6 anni fa un turista a Firenze con il selfie stick, e 6 anni fa ci saremmo tutti girati a guardarlo e pensando che probabilmente A, che cosa sta facendo, B, magari anche un coglione, non lo so, questo ognuno ha il suo. Però una cosa come oggi ne parla il telegiornale, il TG1 magari, dei selfie, e se provate a immaginare qualche anno fa era una cosa comunque ancora percepita come molto strana, se non si sapeva cosa fosse. Ma potrei farvi diversi esempi di come i curiosi ritual vanno a configurarsi attraverso i periodi storici e come vanno a cambiare molto velocemente, soprattutto nella società odierna. Scovare questi elementi è molto utile per poi andare a configurare uno scenario di futuro, perché è possibile, non è ovviamente certo, ma nemmeno ci interessa di ragionare nell'ambito della certezza. È possibile che quello che oggi ci sembra strano, tra qualche anno, 5-10 anni, ci diventi normale. E questo per noi è molto interessante. L'unione di quello che è normale, di quello che è possibile e di quello che è strano,
e dà vita a uno scenario complessivo che noi chiamiamo Strange Now, quello che adesso, lo strano adesso, e che è il punto di partenza per andare a costruire una serie il più possibile ampia di new normal, di nuovi normali, cioè dei concept, delle paginate scritte, tipo un soggetto per un film, ok? Di quello che di qui a 5 anni, di qui a 10 anni può accadere. E ne stiliamo diversi, che alcuni saranno più catastrofici, alcuni saranno più ottimisti, altri saranno più verso l'interesse delle aziende, altri più sull'interesse dei cittadini. E ipotizziamo tante cose che possono accadere, i famosi futuri possibili. Di questi, secondo varie strategie, secondo quello che può anche essere l'interesse del cliente o che ci sembra più efficace, viene realizzato il famoso prototipo, di cui avete visto prima il video, che poi quella era una parte, perché come vi ho detto non c'era solo il video, c'era il sito internet, c'era la pagina Facebook, c'era la scatolina realizzata, insomma, è costruire proprio un vero e proprio mondo intorno a quell'idea. Questo che vedete nell'immagine, ad esempio, è sempre un progetto legato alle nanotecnologie, sempre del 2013, e questa era una pera stampata in 3D, e ovviamente essendo stampata in 3D non ha bisogno dei semi, non ha bisogno del nocciolo, tutti gli scarti vanno via, rimane solo la pera. E anche qui, di nuovo, il sito dell'azienda, i comunicati stampa, i video di presentazione, e anche qua si generò un bel po' di commenti, un bel po' di opinioni online. Quindi, aspetta un attimo, tornando indietro. Quindi questo è un po' il processo che utilizziamo. E tramite delle strumentazioni poi si va a fare quel circolo che vi ho fatto vedere prima. Dai prototipi, da queste... Da questi simulacri calati nel presente si vanno ad ascoltare le reazioni e i feedback delle persone. Quindi è questo oggetto qui che poi va a caricare e ad innescare, se vogliamo, le conversazioni fra le persone. Ora vi vorrei far vedere un esempio piuttosto, credo, idoneo per l'occasione, di quello che se mi lasciate... E se mi permettete di dire, è stato il prototipo del Near Future. Vi spiego. Questo è il risultato di un workshop che si è tenuto nel 2012 a Trieste, a cui io ho partecipato, c'era anche un ragazzo che ride qui davanti, e anche lì in quell'occasione c'era Salvatore Iaconesi, però ancora né Nefula era nei sogni di alcuno di noi, né ancora il concetto di Near Future c'era così chiaro. Quindi diciamo... Era un workshop per cui scopo, un workshop tra ISE Firenze e l'amministrazione pubblica di Trieste, quindi una cosa piuttosto ufficiale, e in cui l'amministrazione triestina ci chiedeva di studiare nuovi modi per facilitare l'esperienza turistica del turista, ma anche del cittadino, quindi un nuovo modo di far comunicare la città alle persone. Il workshop si chiamava Insegna Trieste e in 5 giorni abbiamo parlato con i famosi attori di cui parlavo prima, la pubblica amministrazione, gli enti privati sul turismo, chi organizza gli eventi in città al baretto, chi lavora in città in realtà particolari. Abbiamo avuto tanti punti di vista. E di lì poi siamo partiti a fare tutta una serie di considerazioni, immaginandosi che Trieste, che ha delle caratteristiche anche peculiari come città, non ha un vero e proprio centro storico, ha una forma particolare, è una città di porto, di passaggio, tante dominazioni diverse. Ci siamo immaginati come sarebbe stato se Trieste fosse diventata la prima città piattaforma, la prima città performativa al mondo. Con questo sistema... E che utilizzava gli open data, che utilizzava sistemi online, che si utilizzava l'internet delle cose, che utilizzava tutte queste elementi per mettere in contatto, come vedete in alto, le persone
che tramite una serie di interfacce, tramite una serie di dispositivi, si potevano interfacciare con l'operatore pubblico e che a sua volta poteva interfacciarsi con gli operatori invece privati. Quindi i dati che venivano scambiati in qualche modo riuscivano ad interagire fra loro e a rendere la città effettivamente viva anche a livello online, creando quel circolo virtuoso che vi ho spiegato prima. E il concept è piaciuto molto, realizzato in 5 giorni, e poi nell'anno successivo. Con l'ISEA di Firenze è stato sviluppato a lungo, un anno di lavoro non è pochissimo, facendo delle interviste, portando avanti questi concept fino a farlo arrivare a un livello di concretezza abbastanza approfondito. Questo è più o meno lo stesso schema realizzato un anno dopo. Come vedete, le cose cominciano a avere dei nomi. C'è una piattaforma online di un certo tipo che si chiama Ursus. Progetto di mappe interattive, il progetto del bike sharing è fatto in un certo modo, è andato a concretizzarsi. Ad esempio, questo era un kit che poteva essere rilasciato alle persone, un kit composto da alcuni sensori, da dei libretti di istruzioni, da tutta una serie di elementi che poteva dare la possibilità alla persona di interagire con i dati della città stessa e a sua volta rilasciare certi dati di varia natura, a seconda di come la persona voleva programmare il proprio kit. Una sorta di un'interfaccia con un Arduino riprogrammabile un po' come si voleva. E che ovviamente funzionava perché inserita all'interno di un sistema più grande, perché poi da sola faceva ben poco. Quindi al progetto, al comune il progetto va avanti, io non lo seguo più, so che sta continuando a seguirlo in qualche modo, però mi piacerebbe ragionare, e qui faccio un passo indietro, come sarebbe stato questo approccio e anche un progetto del genere se ci fosse stato il metodo del Neo Future Design approfondito come adesso, se avessimo avuto sia noi che l'amministrazione la consapevolezza che procedere in una maniera differente avrebbe potuto portare ad altri risultati, perché da qui veramente la bozza della bozza super astratta dopo 5 giorni fatto in una notte, avessimo in un mesetto sviluppato un prototipo, l'avessimo fatto vedere alle persone, avessimo raccolto le conversazioni, i desideri, le paure, le ansie delle persone su quel progetto, e poi dopo fossimo andati a sviluppare nel dettaglio i concept pian piano fino a renderli, magari non tutti, ma alcuni veramente operativi. Quale guadagno ci sarebbe stato per la cittadinanza, che sarebbe stata più consapevole di come l'amministrazione stava spendendo i soldi, in che modo stava pensando di prendersi cura del cittadino, in che maniera li voleva coinvolgere, e per l'amministrazione di cosa effettivamente la gente pensava rispetto a quel tema. Probabilmente sarebbe venuto un progetto sicuramente diverso, non so se migliore, penso più interessante. E questa è una riflessione che a me e a Salvatore piace fare spesso, perché proprio qui in quei giorni è nata, piano piano, si è sviluppata poi l'idea del Near Future. Per concludere, e qua un altro progetto che fa sempre parte di quella triade, di quella serie di progetti sulle aziende finte e sulle aziende impossibili, anzi, che anche questo riguarda da vicino i dati. Questa era l'ipotesi che in Finlandia, questa forse è l'ipotesi anche meno remota probabilmente, il sistema sanitario nazionale finlandese si basasse sugli open data delle persone, quindi dati biomedici tramite dei sensori, e che potesse rilasciare cure, medicine e programmi ad hoc per le persone in base ai loro dati, andando a risparmiare centinaia di migliaia di euro di sistema nazionale e poter poi essere reinvestiti in altre politiche.
quindi il sistema finlandese sugli ospedali e su questi temi qua è estremamente avanzato, e cose simili si cominciano a vedere, per questo vi dico che non è così lontano. È un po' come se il governo finlandese vi donasse un Fitbit. Sapete, il Fitbit è quel braccialettino che si usa quando si va a correre e ti dice tutti i dati, no? Certificato dal governo finlandese, che in base a quello magari ti avverte se devi seguire una cura o un'altra. Poi, futuri possibili. Al governo... è morto? Vabbè, mi sentite uguale? No? No, non mi senti? Ora mi senti? Mi sentite? Mi sentite? Ora? Vabbè. Pa. Mi sentite uguale, no? Perfetto. La tecnologia, poi sempre di tecnologia e poi... ci hanno staccato la corrente. Mi ridoppio dopo? Sì. Eccolo! Bastava un po' di pazienza. Vabbè, scenario catastrofico, improvvisamente in Finlandia arriva una dittatura e loro ti hanno in controllo con tutti i dati possibili e immaginabili. Ovviamente, futuri possibili, però a noi ci è piaciuto immaginarne uno piacevole. I progetti che avete visto prima sono raccolti nella nostra prima pubblicazione, che si chiama Nia Future Design Volume 1, è possibile scaricarla dal nostro sito, c'è anche il link. E li raccoglie e fa un po' di riflessione su questo primo pubblicazione italiana in ambito del Near Future, e a breve credo, spero, ne usciranno altre. Comunque Nefol è abbastanza attiva, comunque ci stiamo attivando sulla disseminazione del metodo e tramite anche media differenti, quindi però insomma sul sito potrete trovare diverse cose, molte approfondimenti, questo poi si può tagliare dalla registrazione. E sul metodo e su quello che facciamo, news eccetera eccetera eccetera, e niente, buoni futuri a tutti. E ora ovviamente domandone. Spazio alle domande, sì, anche se abbiamo poco tempo, perché avete visto una formula un po' incastro, non usciamo e altri escono e altri entrano, però se ci sono delle domande magari le raccogliamo prima tutte e poi Mirko risponde. Se che me dice? Le ricordo. Va bene, allora facciamo una alla volta. Ci sono innanzitutto? Qualcuno? Prego. Ciao, sono Mattia, volevo chiedere e che strumenti utilizzate per analizzare le conversazioni in uscita? Vado. Lo strumento diciamo più potente e principale che utilizziamo è Human Ecosystem, che è un tool piuttosto grande, che addirittura ha molteplici sfaccettature. Comunque è un tool per analizzare le conversazioni online su social network. Al momento è relativo soprattutto a quelle pubbliche, e quindi Facebook, Twitter, Instagram, eccetera, eccetera, eccetera. E lavora a livello di semantica, quindi è un livello qualitativo piuttosto accurato. Ed è un tool che viene utilizzato, il progetto Human Ecosystem, che è partito a Bologna la settimana scorsa, e consiste non solo in uno strumento di analisi e approfondimento sulle conversazioni online, ma è anche uno strumento che rilascia
i dati ai cittadini. Ad esempio è stato inaugurato settimana scorsa questo museo virtuale a Bologna, della città di Bologna, delle conversazioni che vengono fatte a Bologna, in cui è possibile vedere cosa le persone in questo momento pensano, desiderano, amano, odiano a Bologna. Quindi è un progetto che va a cavallo fra un tool di lavoro per noi e un modo performativo di mostrare alla città che cosa avviene in città. Quindi se cercate Hub Bologna, credo, o comunque se venite di nuovo venerdì al talk di Salvatore Iaconesi e Rena Persico, penso che ve ne sapranno parlare sicuramente meglio. Sì, Francesco Tomaello, io vengo da Venezia, lavoro in un ente pubblico, mi occupo di informazioni territoriali, ma la mia domanda non è tecnica. Da quello che ho capito io, questo apparato si può anche usare per creare delle aspettative, potrebbe funzionare. Da questo punto di vista è parente stretto dei meccanismi messi in moto dal Grande Fratello, non parlo di Berlusconi ma parlo del libro di Wells. Ci avete mai riflettuto sopra? Ok, faccio una citazione scema, se me lo permette, tipo dall'uomo ragno, insomma, che da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E questo però riguarda tutti, ovviamente. No, ma cercando di rispondere in maniera un pochino più composta, è ovvio che non è che ci sono dei margini per cui quando si va comunque a interagire con le persone, soprattutto andate a toccare anche, come se ne è parlato finora, aspetti che non sono meramente tecnici. Cioè, se si parla di desideri e aspettative, è una cosa su cui effettivamente non scherzare, anzi, ed è una cosa di cui cerchiamo di tenere in considerazione e su cui abbiamo comunque grande rispetto. E è chiaro che ogni cosa può essere tarata e utilizzata in maniera più o meno corretta, più o meno accurata e più o meno rispettosa dell'altra persona. Tutto sta un po' a come lo si fa.